Eccoci qua anche questa sera. Siamo nel cuore del Signore, siamo amati da Gesù e dobbiamo sempre sentirlo forte, questo amore del Signore. Avete fatto un po' lo sforzo questa settimana di leggere l'inizio del capitolo 5 di Matteo, di interrogarvi su le beatitudini, di chiedervi dalla voce di Gesù chi è il Figlio di Dio, come lo pensa il Figlio di Dio nel progetto del Padre. Stasera cominciamo un pochettino a vederlo insieme, non so quanto ne potremo fare, però cominciamo a vedere qualcosa insieme. Innanzitutto partiamo da quel beati. Beati è una parola forte, felici. C'è nell'essere figli di Dio, c'è la riscoperta della felicità della vita. Noi nella vita siamo alla ricerca della felicità, di qualcosa che ci faccia stare bene, di sentirci vivi dentro, e non ci accorgiamo che questa felicità nasce proprio dal dono che abbiamo ricevuto della vita e della vita dei figli di Dio. E Gesù lo sottolinea 9 volte: felici voi, beati voi, felici voi, perché avete avuto l'occasione di scoprire il valore della vita, ma non di saperlo, perché saperlo è troppo poco, di farne esperienza. E non è un caso che le beatitudini vanno lette come esperienza di vita, come la carta d'identità del cristiano nell'esperienza della sua vita. Aggiungeremo alle beatitudini, quando sarà il momento, anche le opere di misericordia, che non dicono chi è il Figlio di Dio, ma dicono cosa fa il Figlio di Dio. Però torniamo a questa ricerca della felicità, e non ditemi che qualcuno di voi non gliene importa niente della felicità. Cercarla nelle cose del mondo significa piano piano sprofondare nell'egoismo, significa sprofondare in una realtà dove cerco di fare ciò che mi fa star bene, dimenticando che l'unica cosa che mi fa star bene è realizzare il progetto di Dio. Qui vi devo anticipare una cosa che secondo me è di un'importanza straordinaria, concetto di libertà, perché la libertà ha 3 livelli: ha un livello fisico, ha un livello morale e ha un livello ontologico. Ora, stasera ho usato parole brutte, ma piano piano ve le spiego. Perché faccio riferimento alla libertà? Perché quel beati voi, felici voi, è una richiesta di libertà. Noi la felicità la cerchiamo nella libertà di poter fare quello che mi fa star bene, o che penso mi faccia star bene, anche se la maggioranza delle volte, quando realizzo qualcosa che mi fa star bene, subito dopo mi sento svuotato dentro. Vuol dire che non è verità. E in questa condizione il concetto di libertà che abbiamo è la libertà di fare quello che riteniamo più opportuno. E la più grande cosa che cerchiamo è quella che noi chiamiamo realizzazione umana, e che spesso identifichiamo in un buon lavoro, in una situazione sociale buona, in una realtà economica agiata. Il Padre, Dio, la pensa un po' diversamente. Allora vediamo questi 3 livelli e così cerchiamo un po' di capire perché felici voi va a toccare il livello più profondo. Il primo livello è quello della libertà fisica, cioè di fare o non fare una cosa, semplicemente perché ho la possibilità di farla. Io ho in mano questa Bibbia, la prendo, la lascio su questo gradino, poi vado, la sposto, la riprendo, ce l'ho in mano. Io ho usato una libertà, la libertà di fare una cosa che non ha nessun valore, che sia sul gradino o che sia tra le mie mani, rimane la Bibbia, non ha un valore morale, ha un valore di cosa che si può fare. Se io fossi stato senza mani o paralizzato, non l'avrei potuto fare. Quindi la libertà fisica. Però la libertà fisica vissuta in se stessa è quella libertà che dice solo una capacità, una potenzialità, è ancora poco. Allora entriamo in un secondo concetto, che è quello della libertà morale. I gesti che compio hanno un valore per me e un valore per gli altri. A questo livello, nella realtà del mondo,
si inserisce quell'espressione che spesso, che potete farci esperienza anche voi, se lo chiedete o no, cos'è la libertà? Dove arriva la tua libertà? E la risposta è: la mia libertà finisce dove inizia la libertà dell'altro. Scusatemi se dico una mezza parolaccia, una cavolata. Cosa vuol dire dove inizia la libertà dell'altro, finisce la mia libertà? O sei libero o non sei libero? Allora la libertà non può essere semplicemente una libertà di fare rispettando poi la libertà dell'altro. È una libertà che si carica di un valore in quello che faccio. E un valore di bene o un valore di male. Se io scelgo di compiere azioni libere, egoistiche, io scelgo in qualche maniera di fare del male. Addirittura questo fare il male, che sia l'egoismo, che sia la cattiveria, che sia il giudicare gli altri, che sia qualsiasi cosa negativa, il giudicare questa negatività, Gesù la chiama addirittura schiavitù. Un giorno ha una diatriba con i farisei, perché i farisei dicono: ma noi siamo liberi, siamo figli di Abramo, nessuno ci ha resi schiavi. E Gesù gli risponde: no, voi siete schiavi, perché siete schiavi del peccato. La libertà verso il male è una schiavitù. Noi la chiamiamo libertà. Oh, ho dato sfogo alla mia passione. Ma la libertà che porta male è una schiavitù. Allo stesso tempo però posso compiere dei gesti che portano il bene. Sono i gesti della solidarietà, dell'amicizia, della fraternità, dell'amore. Sono i gesti che portano a costruire una realtà bella nello stare insieme. E questa è la vera libertà a livello morale. Non è una schiavitù, ma è vivere quella passione d'amore che il Signore mi ha dato. E la caratteristica della passione d'amore non è quella di star bene, è quella di dare la vita. Dare la vita per il bene degli altri. Questo mi fa star bene. Dare la vita per il bene degli altri. Bene autentico, non per fargli fare quello che gli pare. Non equivochiamo qui, non torniamo sul livello sballato di una libertà che è schiavitù. Io sono libero perché do la mia vita per il bene degli altri e nessuno me la può prendere, ma io decido di darla. Ah, già qui siamo a un livello molto profondo di libertà. Il cristiano lo vive appieno questa libertà. Vi ricordate là dove il Signore ha detto: non c'è un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. E ancora a proposito della sua morte, dice: nessuno mi prende la vita, ma io la do e la riprendo quando voglio. Questa è la vera libertà, al livello della libertà morale. Scelgo il bene che mi rende veramente libero. Ma c'è una terza dimensione, ed è lì che si radica il felice voi, ed è la dimensione ontologica. Dimensione ontologica vuol dire la dimensione dell'essere. Il mio essere è un essere particolare, pensato da Dio. Perciò sarà veramente libero quando realizza il progetto di Dio, che è un progetto d'amore, come vi dicevo prima. Ecco perché i tre livelli sono poi intrecciati nel vivere cristiano. Quindi beati voi quando realizzate il progetto di Dio. Che stupenda cosa questa! Beati voi, felici voi, quando realizzate la vostra vita realizzando il progetto di Dio, divenendo ciò che Dio vi ha dato quando vi ha dato la vita. Giovanni Paolo II, che sicuramente conoscete tutti, all'inizio del suo pontificato disse una frase stranissima: uomo, torna ciò che sei. Uomo, torna ciò che sei. Bellissima come frase, non è strana, perché è proprio questa realtà di cui vi sto parlando ora. Uomo, riscopri la vera libertà di te stesso, che è nel realizzare il progetto di Dio. È lì che trovi la tua verità, è lì che trovi la realizzazione della tua vita, è lì che trovi la felicità, è lì che trovi la beatitudine già su questa terra. Ed è una beatitudine che nessuno ti può togliere, neanche chi ti schiaccia. Beati voi quando mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Beati voi, felici voi. Perché? Perché anche quella cattiveria non vi può togliere il dono più grande della bellezza, della realizzazione della vostra vita. Allora siete felici. Capite perché nel discorso della montagna il concetto di libertà è estremamente importante
E quindi quando cominceremo, non stasera, purtroppo mi ero proposto una scaletta troppo ardita, non stasera, ma quando cominceremo a guardare le beatitudini, abbiamo già un occhio diverso con cui leggerle, non l'occhio umano che non ci fa capire niente, perché beati i poveri è dura, ma l'occhio dei figli di Dio che stanno realizzando la verità della propria vita e quindi stanno entrando in quella bellezza che fa star bene, beati, felici. Bene, dobbiamo chiudere stasera, sono già stato troppo prolisso. E vi chiedo però di riflettere sull'esercizio della libertà, perché per essere veramente figli di Dio dobbiamo essere veramente liberi. E anche stasera vi benedico per l'intercessione della Vergine Santissima, vi chiedo di portare in casa il sorriso della Madonna, perché nelle vostre case ci sia serenità, pace, gioia, felicità. Il Signore sia con voi e vi benedica nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Arrivederci a tutti, alla prossima volta.